Non sono degno di essere qui. Ho abbandonato la tua casa, ho dissipato i tuoi beni. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Abba, misericordia, Abba, misericordia, Abba. Misericordia, Abba, Abba, Abba. Non sono degno di essere tuo figlio. In Gesù Cristo rialzami, in Lui ridammi la vita. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Abba, misericordia, Abba, misericordia, Abba. Misericordia, Abba, Abba, Abba. Non sono degno del tuo amore, riempi il mio cuore del tuo spirito, insieme a te farò festa. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Abba, misericordia, Abba, misericordia, Abba. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci troviamo oggi, nella seconda domenica di Quaresima, a incontrare nuovamente il Signore Gesù. Domenica scorsa Gesù ci ha detto: io sono la luce, e ci ha consegnato come impegno due opere di misericordia. Oggi vogliamo ascoltare nuovamente la sua parola e chiedere a lui l'impegno da vivere e da affrontare durante questa settimana. Lo ringraziamo per averci donato una nuova settimana, lo ringraziamo per tutto quello che ci ha dato e chiediamo perdono per i nostri peccati. Imparare l'umiltà e chiedere scusa, imparare a dire non lo faccio più, è il segreto della pace, della felicità, dell'amore che ha portato Gesù. Imparare l'umiltà e chiedere scusa, imparare a dire non lo faccio più, ci fa crescere ogni giorno guardando sempre in su e
restare ogni momento uniti a Gesù. Sì, Gesù, abbi pietà, ma che peccato dispiacere proprio a te. Sì, Gesù, abbi pietà, noi ricominceremo tutto insieme a te. Imparare pure noi a dare il perdono, non avendo più rancori dentro noi. È così che Dio ci vuole, fratelli fra di noi, nella vita che ha portato Gesù. Sì, Gesù, abbi pietà, ma che peccato dispiacere proprio a te. Sì, Gesù, abbi pietà, noi ricominceremo tutto insieme a te, insieme a te. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Seduti, ascoltiamo attentamente la parola di Gesù. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio condusse fuori Abram e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni e una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore condusse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercato il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Gloria a te, parola vivente.
di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore. Tu solo hai parole di vita per noi, beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Vi ricordate domenica scorsa qual è stato il tema? No? Vi do un suggerimento. Leggete vicino alla porta della misericordia. La luce, bravi. Oggi qual è il tema di questa domenica? Vediamo un po'. Chi mi viene ad aiutare? Chi mi viene ad aiutare? Uno volontario, vieni tu. Vediamo, andiamo vicino alla Porta Santa, vediamo il tema di questa domenica, qual è? Preghiera. La preghiera. Ora mettiamolo vicino alla porta. Ecco, vi faccio una domanda. Quando voi sentite questa parola, preghiera, che cosa vi viene in mente? Che cos'è la preghiera? Noi che facciamo catechismo dovremmo saperlo, vero? Preghiera, che cos'è? Un sinonimo, vediamo. Chi mi vuole aiutare? Flavio. La messa in chiesa. La messa in chiesa, poi? Preghiera uguale? Che cosa hanno detto? Preghiera uguale pregare, vabbè. Poi preghiera, i grandi, un sinonimo di preghiera. Nessuno? Conversazione con Dio. Mamma mia, sei un santo. Conversazione con Dio, poi?
avvicinati. Preghiera uguale? Un canto di felicità. Un canto di felicità, poi? Comunicazione con Gesù. Comunicazione con Gesù, poi preghiera uguale? Dialogo. Dialogo? Avete risposto bene. Avete detto tutti i sinonimi della preghiera. Come abbiamo fatto domenica scorsa, vi leggo una storia per capire bene che cos'è la preghiera. C'era una donna anziana e povera. Entrò nel negozio, in un negozio di alimentari. Si avvicinò al gestore del negozio e umilmente, a voce bassa, gli chiese se poteva avere una certa quantità di alimenti a credito. Che significa credito? Tu mi dai gli alimenti e poi te li pago successivamente. Gli spiegò che suo marito si era ammalato in modo serio e non poteva più lavorare e i loro 4 figli avevano bisogno di cibo. L'uomo sbuffò e le intimò di togliersi dai piedi. Dolorosamente la donna supplicò: «Per favore, signore, le porterò il denaro in più fretta che posso». Il padrone del negozio ribadì duramente che lui non faceva credito e che lei poteva trovare un altro negozio del quartiere. Un cliente che aveva assistito alla scena si avvicinò al padrone e gli chiese di tentare almeno di accontentare la povera donna. Il proprietario, con voce riluttante, chiese alla donna: «Hai la lista della spesa?» Con un filo di speranza nella voce la donna rispose: «Sì, signore». «Bene», disse l'uomo, «metta la sua lista sulla bilancia, le darò tanta merce quanto pesa la sua lista». La donna esitò un attimo con la testa china, estrasse dalla borsa un pezzo di carta e scarabocchiò qualcosa in fretta, poi posò il foglietto con cautela su un piatto della bilancia, sempre a testa bassa. Gli occhi del proprietario e del cliente si dilatarono per la meraviglia quando videro il piatto della bilancia abbassarsi di colpo e rimanere abbassato. Avete mai visto una bilancia voi com'è fatta? Il proprietario, fissando la bilancia, brontolò: «È incredibile!» Il cliente sorrise e il proprietario cominciò a mettere sacchetti di alimenti sull'altro piatto della bilancia. Sbatteva sul piatto scatole e lattine, ma la bilancia non si muoveva. Così continuò e continuò, con una smorfia di disgusto sempre più marcata. Alla fine afferrò il foglietto di carta e lo fissò, livido e confuso. Non era una lista della spesa, era una preghiera. «Mio Dio, tu conosci la mia situazione e sai ciò di cui ho bisogno. Metto tutto nelle tue mani». Il proprietario consegnò alla donna tutto ciò che le serviva in un silenzio imbarazzato. La donna ringraziò e lasciò il negozio. Solo Dio conosce il peso della preghiera. Avete capito la storia? Che cosa ha fatto questa donna? Non ha dato la lista della spesa. Su un fogliettino ha scritto una preghiera. Ecco, abbiamo detto che la preghiera è una conversazione con Dio, un dialogo con Dio, un dialogo con Gesù. Ecco, proprio questa è la preghiera. Avete risposto bene. La preghiera è affidarci ogni giorno a Dio. Voi pregate tutti i giorni o preghiamo soltanto la domenica quando veniamo a messa? Chi prega tutti i giorni, almeno una volta al giorno? Bravi. 2 volte al giorno? 3 volte al giorno? Vabbè, basta una volta al giorno per il momento. Perché? Quando noi preghiamo, che cosa succede? Noi entriamo in dialogo con Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, vediamo se siete stati attenti, dove si svolge la scena del Vangelo? Domenica scorsa era nel deserto, vi ricordate Gesù che veniva tentato? Oggi dove si svolge? In un negozio.
No, il Vangelo, non la... Il Vangelo, Gesù dove va? Con Pietro, Giacomo e Giovanni. Vanno su un monte. E cosa succede su questo monte? Gesù cosa fa con i tre discepoli? Cosa fa? Chi l'ha detto? Cosa fa? Sì, quello successivamente. Però prima cosa fa? Gesù dice a Pietro, Giacomo e Giovanni: andiamo sul monte a pregare. A pregare, cioè andiamo sul monte a parlare con Dio. E cosa succede sul monte? Gesù si, vi dico una parola difficile, si trasfigura, cioè che significa? La sua persona, la persona di Gesù, si trasforma in luce, diventa tutto luminoso. Avete quando uscite, che andate in giro, avete mai fatto l'esperimento a fissare il sole? Che cosa succede? Venite subito abbagliati e non riuscite più a guardarlo, è vero? Ecco, immaginiamo che Pietro, Giacomo e Giovanni durante la preghiera a un certo punto guardano Gesù e vedono Gesù luminoso come il sole, viene trasfigurato. Questo significa pregare. Capiamo meglio, la preghiera per noi non è altro che guardare Gesù che per noi diventa la luce. Vi ricordate domenica scorsa abbiamo analizzato il tema della luce. Cosa abbiamo detto? Vi ricordate il racconto dello specchio? Noi quando preghiamo siamo come la luce che va a illuminare le parti oscure della nostra vita. Oggi Gesù invece ci dice un'altra cosa. Quando noi preghiamo dobbiamo far entrare la luce, cioè dobbiamo far entrare Gesù dentro il nostro cuore. Va bene? Quando noi preghiamo dobbiamo immaginare che stiamo parlando con il nostro fratello. Voi quando parlate con i vostri fratelli, con i vostri amici, come parlate? Da lontano, stando a tanti metri di distanza? Oppure utilizzate delle frasi già fatte? Oppure quello che vi viene in mente dite? Ecco, così dobbiamo pregare Dio, dobbiamo pregare come se stiamo parlando a un amico, a un fratello. Raccontiamo a Gesù quello che noi facciamo, questa è la preghiera, e vedrete che durante la preghiera tutto il nostro cuore diventa luminoso come lo è diventato il cuore e la persona di Gesù. Domenica scorsa Gesù ci ha consegnato due opere di misericordia. Vi ricordate quali sono le due opere che abbiamo ricevuto da Gesù domenica scorsa? Vai Leo. Consigliare i dubbiosi e Martina. Insegnare all'ignorante. Bravissimi. Consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti. Oggi ci consegna Gesù un'altra opera di misericordia: pregare per i vivi e per i defunti. Che significa quest'opera di misericordia? Abbiamo detto che la preghiera per noi cosa deve diventare? Un dialogo con Gesù senza avere paura di Lui, per illuminare il nostro cuore. Dobbiamo parlare a Gesù come se davanti a noi c'è un amico o un fratello.
Oggi l'opera di misericordia è pregare per i vivi e per i defunti. Voi quando pregate, che cosa dite nella vostra preghiera? Vediamo un po'. Quando voi avete detto che almeno una volta al giorno pregate, è vero? Nella preghiera che cosa dite? Che cosa chiedete voi di solito a Gesù nella preghiera? Non chiedete nulla? Che cosa chiedete? Un Padre Nostro, poi? E nel Padre Nostro che noi che cosa chiediamo? Ad esempio nel Padre Nostro chiediamo che cosa? Il pane quotidiano. Poi cos'altro chiediamo nella preghiera? Prega per i vivi e i morti. Sì? Quando noi facciamo le preghiere dei fedeli, fra poco lo faremo, che cosa chiediamo a Gesù? Fai star bene i bambini, alla famiglia, poi ai malati, aiuta le persone bisognose, vero? Queste sono le preghiere che noi facciamo. L'impegno per questa settimana è un esercizio. Quando noi preghiamo, ricordiamo nella preghiera e affidiamo a Gesù tutte le persone che ci sono vicine, i nostri familiari, i nostri amici. Avete mai pregato per i vostri amici? Gesù, ti affido il mio amico, la mia amica. Gesù, ti affido mamma e papà. Gesù, ti affido i miei nonni. Ecco, questo significa pregare per i vivi e per i defunti. Perché per i defunti? Ognuno di noi ha dei parenti, dei nonni che sono defunti. Ecco, anche pregare per i defunti, cioè chiedere a Gesù che attraverso il nostro familiare, il nostro parente defunto, può venire ad aiutarci, ad illuminare il nostro cuore. Va bene? Quindi ricapitoliamo. Gesù durante questa Quaresima ci chiede tante cose. Consigliare i consigliare i dubbiosi, poi insegnare gli ignoranti, pregare per i vivi e per i defunti. In piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E ora rivolgiamo al Signore le nostre preghiere e ad ogni invocazione rispondiamo: ascoltaci, o Signore. Aiutaci, Signore, a riscoprire la bellezza della preghiera e della confessione che ci fanno gustare la gioia del Tuo amore e del Tuo perdono. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Caro Gesù, ti preghiamo per ogni figlio perché si senta
sempre amato del suo papà e della sua mamma, così da poter esclamare: è bello per me stare qui in famiglia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, aiutaci a trasformare questo tempo di Quaresima in un'occasione per ritrovare la preghiera, la confessione e le opere di carità e di misericordia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, fa che tutte le persone che si trovano in difficoltà possano sentire la tua presenza attraverso l'aiuto dei fratelli. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, fa che ascoltando la tua parola possiamo tutti diventare tuoi autentici testimoni. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù, aiutaci anche noi, facci sentire la tua presenza nelle scelte di ogni giorno. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, prega per noi, aiutaci a far finire le guerre e a comportarci bene. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti affidiamo, Signore, tutte le preghiere che abbiamo espresso a voce e le preghiere che sono contenute nel nostro cuore, e ti chiediamo di esaudirle, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Seduti. Cosa offrirti, oh Dio? Cosa posso darti? Eccomi, son qui davanti a te. Le gioie di dolori, gli affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere in te. Accetta, mio re, questo poco che ho. Offro a te la mia vita. Gioia è per me far la tua volontà, il mio unico bene. Sei solo tu, solo tu. Vengo a te, mio Dio, apro le mie braccia, che la tua letizia riempirà. Rinnova questo cuore, perché ti sappia amare, e nella tua pace io vivrò. Accetta, mio re, questo poco che ho. Offro a te la mia vita. Gioia è per me far la tua volontà, il mio unico bene. Sei solo tu, solo tu. Cosa offrirti, oh Dio? Cosa posso darti? Eccomi, son qui davanti a te. Le gioie di dolori, gli affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere in te. Accetta, mio re, questo poco che ho. Offro a te la mia vita. Gioia è per me far la tua volontà, il mio unico bene. Sei solo tu, solo tu.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questa offerta, Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annunzio della sua morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, osanna nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo. Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. Egli chiama ogni uomo a convertirsi e a credere al Vangelo. Offrendo la sua vita sulla croce, ci ha liberati dal peccato e dalla morte e ci ha donato un cuore nuovo per vivere come Lui. Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa perché facciamo ciò che Egli stesso fece con i Suoi Apostoli. Padre Santo, manda il tuo Spirito a santificare questo pane e questo vino, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. La sera prima di morire per noi sulla croce, Egli raccolse a mensa i Suoi discepoli per l'ultima cena. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». E il Signore Gesù si offre per noi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E il Signore Gesù si offre per noi. Mistero della fede. Annunziamo Gesù, proclamiamo la sua resurrezione nell'attesa della sua venuta. E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. In questo santo sacrificio che Egli ha affidato alla tua Chiesa, facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. Accoglio, Padre, con il sacrificio di Gesù l'offerta della nostra vita. Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. Gloria, gloria, gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. Gloria, gloria, gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Egli verrà nell'ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna. Gloria, gloria, gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Padre Santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia dello Spirito Santo per ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Con la forza di questo cibo, donaci di vivere sempre nella tua amicizia. Ricordati del nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Giovan Battista e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. Dona ai tuoi figli la grazia di compiere ogni giorno le opere del tuo amore per divenire luce del mondo, esempio di bontà verso tutti. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna del tuo regno con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e con tutti i santi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli di un unico Padre, ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Non respingere con ira i tuoi servi e mostraci il tuo volto di misericordia. Fa che camminiamo liberi da ogni timore, verso la terra promessa ad Abramo e alla sua discendenza. Così porterai a compimento in noi la tua alleanza e trasfigurerai il nostro misero corpo a immagine del risorto, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. O Dio, che ami la concordia e riposi in un cuore che fa opere di pace, dona a tutti una limpida pace, da a coloro che credono in te carità reciproca, donaci rapporti sinceri e di scambiarci segni di pace senza ipocrisia, affinché nessuno coltivi inimicizie sconosciute o nascoste, e noi che abbiamo imparato ad amare te, nostro Creatore, fa che non sappiamo odiare il fratello.
Ascoltaci per il nostro Signore Gesù Cristo, autore della pace e dell'amore, con il quale sei un solo Dio, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello, agnello di Dio, che togli peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello, agnello di Dio, che togli peccati, che togli peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, Signore, non sono venuto a partecipare alla messa, ma di soltanto la parola e Dio sono salvato. Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me è cambiata, tutta la mia vita ora ti appartiene, tutto il mio passato io lo affido a te Gesù, Re di gloria mio Signore. Tutto tutto in te riposa la mia mente e il mio cuore, trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia, voglio stare insieme a te, non lasciarmi mai, Gesù, Re di gloria mio Signor, dal tuo amore chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darai. Quando un giorno ti vedrò, tutto in te riposa la mia mente e il mio cuore, trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia vera, voglio stare insieme a te, non lasciarmi mai, Gesù, Re di gloria mio Signor, dal tuo amore
separerà. Sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darai. Quando un giorno ti vedrò, c'è qualcuno che mi ama e conosce il mio nome. C'è il Signore che mi ama e mi tiene nel suo cuore. C'è qualcuno che mi ama e conosce il mio nome. C'è il Signore che mi tiene nel suo cuore. Lui la vita mi ha dato e un cuore che batte con il ritmo del mondo. Sotto un cielo stellato c'è qualcuno che mi ama e conosce il mio nome. C'è il Signore che mi ama e mi tiene nel suo cuore. Ogni cosa mi ha dato come dono d'amore, la famiglia, gli amici, l'universo creato. C'è qualcuno che mi ama e conosce il mio nome. C'è il Signore che mi ama e mi tiene nel suo cuore. Ti ringrazio, Signore, io ti sento vicino. Tu sei buono e mi insegni a donare l'amore. C'è qualcuno che mi ama e conosce il mio nome. C'è il Signore che mi ama e mi tiene nel suo cuore. Caro Gesù, in questa settimana di Quaresima insegnaci a sollevarci dalle nostre poltrone, a tirarci sulle maniche, ad andare incontro alle persone. Insegnaci a non muoverci solo per le persone simpatiche. Insegnaci a comprendere chi è più timido, in disparte o scontruso. Insegnaci a vedere la sua luce e il suo affetto anche se è nascosto. Preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri, ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Soltanto due avvisi. Domani pomeriggio ci sarà in mezzo a noi il nostro Vescovo, perché vuole incontrare tutti i giovani della città.
Alle 19 celebrerà la messa qui in parrocchia, dove chiunque può venire. Alle 20 in cripta incontrerà tutti i giovani della città. Sono invitati all'incontro i ragazzi dalla terza media al quinto superiore e anche quelli dopo il quinto che si ritengono giovani. Mi raccomando, il vescovo viene perché vuole comunicarvi la gioia della misericordia di Dio, vuole parlare con voi. Non mettiamo sotto banco questo incontro dell'arcivescovo con la nostra comunità. Quindi i ragazzi di terza media, giovanissimi, giovani, catechisti, tutti presenti per fare corona al nostro arcivescovo. Secondo avviso per tutti i bambini, dalla prima elementare fino alla terza media. Venerdì prossimo, come tutti i venerdì, noi celebriamo la Via Crucis qui in chiesa alle ore 19. Venerdì prossimo la Via Crucis sarà animata da voi, bambini dell'Azione Cattolica, della CR. Quindi vi mettete ora d'accordo con i catechisti, venerdì alle 19 tutti presenti per vivere insieme la Via Crucis. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, buona domenica, andate in pace. Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, acqua che scende decisa scavando da sé l'argine per la vita, la traiettoria di un volo che sull'orizzonte di sera, solo scegliendo l'amore il mondo vedrà che la strada si apre.